Bentornati ragazzi alla parte numero 5 di Mario e Luigi Dream Team Bros. Ok ragazzi, in questa parte si continua la nostra avventura. E nulla, dobbiamo andare in cerca di Peach, ma prima a caccia di indizi. E per fare questo però ci serve l'aiuto dei guanciolini, quindi dobbiamo salvarne un po'. Eh sì, o meglio un bel po'. Insomma, quanto basta. Ecco. Bene bene. Eccoci qua. Allora adesso dove si andrà? Ah, qua, ok. A salvarne un altro. D'accordo, tanto non ci abbiamo niente da perdere. Anzi, ce ne abbiamo da guadagnare perché ci aiuteranno nella ricerca di Peach. Ok, dai. Sempre col nostro onere Luigi andiamo a caccia di indizi. Ma prima il frammento di incubo lì vicino, ma ci vorrà un piccolo aiutino. Quello lì, esatto, di un mega tifone. Ok, allora da qui non si può richiamare. Dobbiamo essere molto più vicini a quel meccanismo lì perché un Luigi ci possa entrare. Quindi iniziamo ad avvicinarci. Ok, battuti. Ormai sono schiappe queste per noi. Formichine. Eh già, non ci fate porre neanche un po'. Bene bene. Ora sempre dritto, sempre avanti. Ah, per poco non ci arrivavo sopra. Bene bene, continuiamo. Allora lì c'è... No 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 no, aspetta 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 aspetta. C'è un altro tornado, però questa volta è per i blocchi. Ok, così se posso tornare indietro magari ci vado, perché ho visto un altro blocco là sopra. E io quando vado in qualche punto, in qualche zona, pretendo di avere tutto, tutto quello che si può raggiungere almeno. Bene 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 bene. Ok, andiamo ancora avanti, che ne dite? Ok, allora così tipo. Eh sì, mi ero dimenticato di questi blocchi qua. Già. Qua adesso andiamo di qui, perché voglio esplorare un attimino per bene la zona, sapete com'è. Non mi va di fare metà sì e metà no. Eh no, l'impegno ce lo metto sempre in ogni cosa, e quindi è giusto che, insomma, andiamo un po'. Tipo qua, monete, 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 monete. Sono sempre utili. Quel tipo là adesso andiamo a trovarlo. Vieni qui. Ci serve anche l'esperienza. Cosa credi tu? Eh? Di fuggire? No, no, no. E ok. Altra battaglia conclusa benissimo. Non bene. Ole. Adesso invece... Ah no, dovevo saltare su quei blocchi lì. E allora voilà. E allora ecco qua. E un altro. Dai che ci fa bene allenarci, va. Ok, allenamento facile che ci dà anche molta esperienza a questo punto del gioco. Che puoi voler di più? E ok, perfetto.
ancora fungo, funghetto e un altro nemico. Beh dai, ci fa bene. E perfetto. Ancora avanti. Ed eccoci alla destinazione. Ora Luigi. Bravissimo nere Luigi. Mi sbaglio sempre. Vabbè. Non che importi troppo a questo punto del gioco. Anzi, mica tantissimo. E ok. Adesso sono tre. Molto bene. Ok. E adesso dopo i ringraziamenti. Ok, andiamo là a Buon Parco, che dovrebbe essere qua vicino ormai. Potrebbero averla portata nell'abisso del mondo onirico. Ok, grazie dell'informazione. Ok, chissà come lo possiamo raggiungere però. Ok. Ma però non si capisce proprio bene come si farà a raggiungerlo. Vabbè, troviamo vecchio Nero e quindi facciamocelo dire poi. Ok, dai. Allora è deciso. La meta rimane quella. E il personaggio da incontrare è sempre quello. Vecchio Nero. Il veterano, insomma, dei guanciolini. Un po' com'è il grande puffo per i puffi, insomma. Cosa così a casaccio che mi è venuta così su dei piedi. Sì, esattamente, su due piedi. Olè. E nulla, qua abbiamo preso tutte le monete? Sì. E allora si va su. Su. Però aspettate. Guarda. I furbacchioni dell'Alpha Dream ci nascondono qualcosa dietro al tubo, così che uno magari che non è curioso tanto lascia lì tutto. E invece uno che è curioso invece come me va ad esplorare tutto, a parte che ho dei sospetti fondati per quella cosa lì, ovvero ho già fatto il gioco e quindi lo so. Bene, rieccoci. Ho salvato per sicurezza, così non dovrò lamentarmi dopo di aver perso metà video. E non dovrò nemmeno preoccuparmi troppo di altre cose che possono spuntare fuori all'improvviso, sapete com'è, no? Ecco. Questo qua ha perso un po' di equipaggiamento qua e là per colpa di un vento che c'è stato forse mentre eravamo nei sotterranei. Sì, vabbè. E nulla, allora noi spendiamo pure. Ma prima ci offrono un po' di guance al latte. Ci danno un assaggio gratuito perché è l'equivalente di un Earl Todd tipo che c'era in Viaggio al Centro di Bowser, mi pare. Ecco, però costa 10 monete, esattamente come lì. Ok, altro riferimento, altra allusione, insomma. Ok, qua soliti problemi con gli impiegati, scansafatiche. Ok, noi invece vogliamo un cuscinetto di pietra tipo impolverato e indurito magari. Vuoi dire questo? Esatto, proprio quello, daccelo.
vedi, però lui... vedi. Mi aspettavo che non ce lo desse così, tranquillamente. È troppo facile se no, vedi? Vedi? Per lui guadagnarsi il pane mi sa che è tutto quanto nella vita. Sarà tipo il suo slogan, per questo fa tante scenate. Ma purtroppo nel mentre si verificano anche dei problemucci. Già. Aio! Sì, aio proprio. Mamma mamma, questo qua si è andato in crisi. A parte che vabbè, fa anche bene. Però calmati, che al limite posso andarci io a risolvere la situazione. Ok, questa freccetta lì in su mi dice che c'è un tipo che potrebbe aiutarci ad andare in alto. Un tipo chiamato Guancialino. Ok, dai, cerchiamo quindi di risolvere il tutto. Ok, Luigi, andiamo a salvare questo tipetto qua, dai. Attenzione qua. Ero in arrivo, guardate. Porca puttana, mi hanno beccato però. Ok, proviamo così. B e A assieme. Ok, ha funzionato. E olè. Perfetto, perfetto. E adesso si continua, vero? Ok, ecco qua infatti. Ah, che dormita. Ah, ok. Quindi ci sono state delle modifiche da quando sono stati intrappolati i Guanciarini. Sì, beh, in effetti. Per via del discorso turismo, forse, i Guanciarini avranno un aspetto diverso della loro isola rispetto a quando si erano addormentati per colpa di Incubac. E sì, ragazzi, il personaggio che l'ha rapita, la principessa, si chiama Incubac. Come avevamo letto prima nei dialoghi o nella scorsa parte anche. Ok, qua abbiamo trovato dei martelli, vorremmo ridarli, però siccome lui ci dice che ha già provveduto ad ordinarne altri due, allora questi ce li teniamo. Ok, e così facendo possiamo fare cosa? Frantumare rocce come questa con un solo colpo, ma dobbiamo essere dal lato giusto, ovvero quello già crepato un pochino. Ok, ce ne sono moltissime come questa di rocce in tutta l'isola ed è fondamentale quindi imparare a usare i martelli bene. Inutile dire che però poi andranno usati anche in lotta per, diciamo, contrattaccare diversi nemici che non si possono contrattaccare col salto. Allora, vediamo un po' di recuperare tutte le ali qua, che sono due. La prima è questa, ma c'è però un lavoratore che sembra ferito. Già, mamma mia. Però aspetta. Ah, ma questo è solo un pigrone, vedi? Sta solo oziando, già. Già. Già.
Non si è ferito, è soltanto un pigrone. Ok, noi stiamo zitti però col tuo capo, ok? Sappi che però ci devi qualcosa. Magari un caffettino. Ecco. Non è facile per noi chiudere la bocca. Potremmo sempre tornare dal briccolo e dirgli cosa stai facendo. Già. Lo sai, vero? Vabbè, no, dai. Mareluigi in genere sono sempre gentili anche con chi magari fa cose che non dovrebbe fare. Come per esempio stare lì a sonnecchiare sul posto di lavoro, che non è una bella cosa, però noi non siamo così spregevoli. Vabbè. Allora, va bene, adesso andiamo di qui e parliamo con questo tipo qua. Amico, noi ci vogliamo bene a vicenda e quindi vogliamo darti quest'ala qua per non fare finire nei guai anche te. Eccolo qua, perfetto. È pronto a riparare, vero? Chi sei, Bob, aggiusta tutto? O blocca aggiusta tutto? Vabbè, forse non faceva ridere. Era un po' forzato in effetti come battuta. Comunque sia, problema risolto, ragazzi. Eh sì, e tutte le ali sono messe a posto ora. Adesso martelliamo questo bottoncino qua e facciamo rifiorire tutti i fiorellini. Ecco l'innaffiatore che torna in funzione. There we go. Perfetto, e ora possiamo anche saltare qui e finire da questa parte e continuare ad esercitarci col martello. Ok, voglio vedere se ci sono altre rocce però in questa zona, perché fruttano delle monete, come avete visto ragazzi, sempre però che le andiamo a colpire dal lato crepato, come ci hanno insegnato. Quelle lì sono dal lato sbagliato e quindi non possiamo farci nulla per ora. E ok, adesso andiamo sempre a sinistra come stavamo facendo prima. Ok, siamo rimasti di sotto. Ok, no, problema risolto. Scherzavo. Ok, adesso andiamo di qui, poi martelliamo questo e lì c'erano delle altre cose, mi pare, per esempio questo bloccuccio qua che si potrebbe prendere per svuotarlo di tutte le sue monete. Ok, mi sto scappando un attimino. Ok, scusatemi un attimino, avevo zoomato troppo a un certo punto e quindi mi sono sentito in dovere di intervenire, perché ho fatto un piccolo taglio che dovevo andare in bagno e poi mi sembrava tipo troppo larga la visuale, invece ho sbagliato, non c'era bisogno. Qui al Todd abbiamo, diciamo, levato il pensiero che non riusciva tipo a venire qua sopra. Bene Todd, adesso cosa ci dai per ricompensa? Ok, un fungo one up che farebbe rinvenire un fratello se sviene nel bel mezzo del combattimento, e questo sarebbe un esempio di situazione brutta per dire. E nulla, vabbè. Allora, altri blocchi, altre rocce? No, nessun'altra. Vabbò. Allora, poi qua, aspettate, ok, ci sono.
Allora, dai, forza. Forza, liberarsi di tutte le rocce. Anche qua. Ok. Ok, qua monete non finire, scarpe decenti. Eh sì, lo sapevo già questa cosa qua. Allora, ah, un altro guanciolino, guardatelo. Non so se è indispensabile per l'avventura, però voglio salvarlo lo stesso, così. Mi stanno simpatici, quindi voglio aiutarne di in difficoltà. Ok, allora salvo quest'ultimo qua e poi finiamo la parte. Ok, dai, non dovrebbe essere neanche troppo difficile. Quelli all'inizio almeno non sono difficili da salvare. Comunque ragazzi, non so se ve ne siete resi conto, ma Buon Parco e Buon Parco Onirico, per esempio, hanno delle soundtrack similissime fra di loro, e anche tipo Castelguanciale, Castelguanciale Onirico, hanno delle soundtrack tipo che variano molto poco, molto poco. Se ascoltate bene, infatti il ritmo è quello uguale proprio, solo che ecco, qui è tipo un po' più, come si dice, dolce il ritmo, ecco, rispetto a tipo Buon Parco normale. Ecco, mi è piaciuto come ci sono tipo due tracce sonore, una per il mondo reale, il mondo onirico, l'altra. E nulla ragazzi, che devo dire, complimenti Game, no, non è Game Freak, Alpha Dream. Complimenti, mi è davvero piaciuto tantissimo ogni singola soundtrack qua del gioco. Davvero ragazzi, non so che dire, è una cosa bellissima. Vabbè, comunque sia ragazzi, noi ci salutiamo qua, la parte è finita, spero vi sia piaciuta, se è così mettete un bel like, commentatela e iscrivetevi al mio canale, quello di Jolly92. Bene ragazzi, ci si ribecca a un altro episodio, il sesto in questo caso. Ciao ciao e alla prossima!